Fratelli Rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. Eccoci qua con il mare alle nostre spalle, sicuramente non è il mare del Messico, il mare di Chioggia, ma ci accontentiamo molto, molto, molto positivamente comunque sia. Ha l'aria fresca, l'aria buona, l'aria si respira di mare, soprattutto l'aria nuova di questo grande Milan che sta nascendo, perché dopo tutti i nervosismi, io per primis, di questa campagna di calciomercato, comunque la stagione, il calciomercato non poteva finire quasi quasi alla perfezione, quasi, dico quasi perché adesso vi spiego il mio pensiero, quasi alla perfezione perché abbiamo preso un giovane che può giocare anche a sinistra, perché un ragazzo alto 1,94, Taiwan, gente che segue la Bundesliga tipo Dani Kris, anche se un po' non lo sento, comunque parlo indirettamente con lui tramite Robby Mack e mi dice che comunque questo qua è un grande acquisto di prospetto, questo ragazzo qua che può fare sia il centrale che il terzino, in modo da non vedere 21 anni, in modo da non vedere più assolutamente Ballo Touré, perché Ballo Touré, ragazzi, mette l'impegno che ci mette, ma secondo me non può giocare in maniera più assoluta, però comunque sempre si impegna, un ragazzo dunque squisito Ballo Touré adesso, e comunque quando entra sempre si sbatte, si impegna ancora, naturalmente non è pronto ancora per giocare il Milan, è uno di quelli che io avrei dato tutta la vita in prestito, almeno in prestito, io l'ho proprio ceduto, però se potevamo almeno darlo in prestito per vedere se riesce a crescere giocando, sperava che Galatasaray da altre parti. Poi finalmente stiamo prendendo a centrocampo un giocatore che me l'avevano già comunicato tramite sempre anche Federico Antonini, che segue tutti i giovani, tramite Dani Kris, tramite altra gente, che mi dicevano già da tempo che questo qua era uno dei più forti talenti che c'era dei centrocampisti che c'erano in Bundesliga, ma forse anche in Europa. Un ragazzo enorme, mi sembra anche corre tanto, molto veloce, mi sembra buono coi piedi. Ho fatto vedere nelle live, sinceramente, nelle live sembra una cagata, sembrano tutti forti, ma non è proprio così, perché alcuni giocatori che si vede che sono limitati anche nelle live ci sono, e non ce n'è uno, ce ne sono tanti. Questo qua mi sembra che c'è un giocatore che è davvero già comunicato da chi di dovere tanto tempo fa, parlo di un anno fa, questo Brands, che poi non è ancora concluso, è quasi addirittura d'arrivo l'acquisto, ma penso che in uscita dal Wolfsburg, non so per quale motivo, comunque Wolfsburg evidentemente cerca giocatori di altre caratteristiche, noi come caratteristiche giocatori simili a che sì, questo qua ce li ha, a parte che è ancora più grosso, ma mi sembra proprio un giocatore veloce, un giocatore in cuore, un giocatore anche buono coi piedi, e un bel colosso in mezzo al campo che secondo me ci serviva. Perché non del tutto contento della campagna acquisti? Abbiamo fatto tutte le cose, ormai comunque si può dire fatte bene, poi il campionato è iniziato anche bene e domani andiamo a iniziare a parlare della partita di domani, anzi la partita di domani, parliamo nel video di oggi pomeriggio che c'è un altro video, se no mi brucio tutti gli argomenti. Adesso voglio parlare del calciomercato, poi oggi pomeriggio iniziamo a parlare della partita. Stavo dicendovi, ragazzi, per chi ancora non lo sa, che me lo chiedete alcuni in privato, per fare la donazione, che sto facendo poche live per i video, se vi è piaciuto il video, per chi vuole dare una mano, un sostegno al Rasta, grazie, si schiaccia grazie e si dona quel cazzo che si vuole, è semplicissimo, è come donare in live, sfondate il tasto di grazie, più mi arrivano grazie, che poi le persone che metteranno una piccola donazione, ringrazierò, soprattutto quando sono andato alle vacanze, sono ancora tutto il tempo per controllare, ringrazierò uno dopo l'altro nei video che farò prossimamente. Più grazie metterete, più farò video, quindi fate il vostro gioco. Detto questo, tornando a parlare di questi due ragazzi qua che abbiamo acquistato, non vi nego che non seguo la Bundesliga, però ho sentito dire da gente che la segue, stanno dicendo che sono veramente due ottimi tipi di prospetto. La campagna acquisti non è... Allora, abbiamo preso come il miglior giovane prospetto che c'era in Europa, che si chiama De Ketelaere. Abbiamo investito tanto su questo giocatore qua e per me già non vale più 32 milioni, ma già ne vale 50.
È così, purtroppo con il mercato, fai una pretta buona già i prezzi schizzano le stelle, ma questo qua di prete buone ne farà tante. L'altra sera veramente San Siro l'ha completamente illuminata. Va bene che è una partita, ma si vede che c'è una corsa, una facilità di corsa che veramente quelli che addirittura esageravano a dire che sembrava calcare, questo qua veramente può, ma contenterei che fa anche un settantesimo della carriera che ha fatto Riccardo Isikson dos Santos Leite. Poi abbiamo fatto un grandissimo acquisto, si vede proprio ragazzi come calza il pallone. Adli ancora non riesco a capire perché gli viene concesso meno, così poco spazio. Io De Catrè sinceramente lo vedrei anche bene a destra. Per me Adli, cioè Diaz sarebbe proprio l'ultima delle soluzioni, mi dispiace per Brand Diaz. Nonostante che solo ha fatto bene la prima partita, ma cioè, io Adli sinceramente l'ho visto nelle amichevoli per campionato. Per me è un'altra categoria, a me piace tantissimo quel ragazzo lì. Quel ragazzo qua per me veramente può darci tante soddisfazioni. Origi già l'avevamo preso. E vedrete Origi, tra l'altro sarà titolare domani, vedrete veramente Origi, l'ho visto anche molto ma molto bene sia con l'Atalanta, ma proprio vedo proprio bene proprio in generale. Sono molto ottimista oggi, sarà il sapore di mare che sono veramente molto ottimista, anche perché non vedo sinceramente squadre che tengono il nostro ritmo di gioco. L'ultima partita col Bologna veramente è stata non tanto per l'avversario, perché l'avversario si deve salvare quello che è, con rispetto per non me ne vogliono i miei fan del Bologna, però proprio è stata per la maturità, come abbiamo poi palleggiato senza stare a subire niente, fase difensiva perfetta, ecco. Penso che siamo arrivati veramente a una fase che quest'anno può essere veramente la consacrazione. Se l'anno scorso era una sorpresa, quest'anno deve essere la consacrazione, la nostra consacrazione piena. Pare che c'è già stata, secondo me, ma la consacrazione vuol dire che oltre che devi vincere il campionato, è la seconda stella di venirci a noi quest'anno. Non mi rompete il cazzo di dire ancora che l'Inter è più forte, così, cose del genere, perché la seconda stella quest'anno, io sul petto, la pretendo, oltre che voglio andare davanti in Europa, perché comunque c'è il girone del cazzo che ci è capitato. Cioè, non abbiamo più Porto, Liverpool e compagnia bella, ma ci abbiamo Chelsea, ok, ma Salisburgo, con tutto rispetto, quell'altra, ragazzi, non scherziamo neanche. Tornando a noi sugli acquisti che abbiamo fatto, questi due ragazzi qua, uno il difensore va a completare la rosa, l'Inter Tijuana, Wim va a completare la rosa. E questo ragazzo qua, sempre se adesso arriva, non è ancora, finché non vedo le firme e cose, non sono più sicuro proprio di niente. Questo ragazzo qua, se veramente il prospetto sono quello che mi dicono, abbiamo veramente completato quasi la rosa. Perché quasi? Perché il numero 7 non è arrivato. Per me Salamaker non è un terziero, Messias ha fatto un grandissimo cazzo di precampionato, poi adesso è disastroso, ultimamente veramente disastroso. Cioè, la ciliegina, se mi prendete, cosa che non arriverà mai, Ziyech all'ultima ora di calciomercato, sul mercato qua vi do 10. Così facendo, comunque con questi nuovi acquisti che sono arrivati, vedendo il De Catrer che è arrivato, l'Adri che è arrivato, Origi eccetera, Pobega che adesso domani dovrebbe partire titolare, lo vedremo poi della partita di, ripeto, andiamo a parlare oggi della partita di domani. Credo che il mercato comunque adesso sia da 8, era da 6 fino a qualche giorno fa, adesso è da 8. Nonostante che sono arrivati tardi questi giocatori qua, comunque sì, abbiamo visto che quando abbiamo la squadra completo non abbiamo un cazzo da tenere. Il problema lì a destra è che ci manca un cazzo di 7. Quelli mi hanno detto spostiamo Brahim Diaz a destra. Brahim Diaz a destra magari potrebbe essere anche una soluzione, visto che Brahim Diaz gioca sia di destra che di sinistra. Non mi sorprenderei se dovessimo spostare Brahim Diaz a destra, perché vedendo comunque sia Salamaker è entrato molto bene l'altra sera, finalmente mi è piaciuto quello, comunque sull'impegno, la grinta, la determinazione, comunque sia ragazzi non c'è niente da dirgli, perché comunque sia ci mette sempre il massimo. Ma è andato bene anche a livello qualitativo, mi ha fatto vedere cose molto molto meglio del solito.
E niente, detto questo ragazzi, ci sentiamo oggi che abbiamo un argomento di cui affrontare, l'argomento turnover di domani, e vi dico la mia, così mi tengo anche un video per oggi pomeriggio. Spingete sul grazie, vi mando un bacio, ragazzi, vado avanti con la mia vacanza, hanno detto brutto tempo questa settimana qua, se sarà brutto tempo mi riposerò e vaffanculo. Ciao a tutti, un bacione.